Allora, ora che abbiamo liberato i capelli lunghi, come dicevate, allora un testa a testa incredibile, ragazzi, le vostre sensazioni in acqua dopo questo bellissimo 200 farfalla? Tanta fatica. No, è stato bello, Jack era davanti, io l'ultima subacquea ho cercato di spingerla e ce l'ho fatta morire, penso forse un attimo dopo, ma alla fine eravamo tutti in piedi, penso. È stato trainante però avere Giacomo a fianco. Sicuramente, è sempre bello gareggiare con Jack. Ogni volta che facciamo la gara insieme mi sembra che sono più le volte che siamo andati bene che le volte che siamo andati male. E quindi è quasi scaramantica questa cosa. Sì, sì, dobbiamo sempre gareggiare vicini. Giacomo, tu che pensi? Ma io sottoscrivo, la fatica è tanta, comunque anche per me che avevo preparato questa gara, figuriamoci un po'. Quindi, però dai, no, sono contento, come dicevo prima, stamattina una gara un po' sottotono, un po' giusto per entrare in finale, però le sensazioni erano proprio ottime, ottime. Quindi insomma sono contento oggi pomeriggio di essere riuscito a resettare comunque e di aver fatto un tempo accettabile comunque. E adesso allora avanti tutta, ragazzi. Certo, certo. Mai mollare. Mai mollare, non si molla mai. Grazie. Ciao. Ciao.